Ciao ragazzi, un altro video dei prodotti finiti, eccoli qua, cominciamo subito. Allora, comincio dai prodotti che erano così grandi che non entravano neanche nella confezione. Vi voglio mostrare due prodotti della marca Shein. Il primo è questo qua, il famosissimo detergente intimo, Intimate Body Wash, appunto della marca Shein che potete trovare da Lidl. Allora, sicuramente per quanto riguarda il rapporto quantità-prezzo di questi prodotti della Shein è assolutamente ottimo. Quindi se voi vi trovate bene con uno dei prodotti, insomma, vale la pena veramente comprarli perché costano veramente molto molto poco. Ovviamente non sono prodotti 100% naturali, non sono prodotti eco-bio. Alcuni mi sono piaciuti, altri no. Questo, per esempio, che è super famoso, che tante persone si sono trovate bene con questo detergente intimo, io lo boccio assolutamente. Non vedevo l'ora infatti di finirlo e qui, insomma, 500 ml è veramente tanto. Io in pratica già... cosa c'è qui con questo cappello? Tutto strano oggi, ok? Allora, non mi ci sono trovata bene in pratica dal primo utilizzo, però comunque ho continuato ad utilizzarlo sperando che mi potesse cominciare a piacere. L'ho utilizzato sia come detergente intimo sia come detergente per il viso, come lo fanno tante persone. In entrambi i casi mi trovavo con la pelle molto più secca utilizzandolo, quindi su di me era piuttosto aggressivo, devo dire. Non mi è piaciuto niente, non sentivo l'effetto rinfrescante, diciamo, che dovrebbe avere comunque un detergente intimo. Appunto, mi seccava la pelle, non mi piaceva il profumo che sapeva tipo di melone, non lo so. Io mi ci sono trovata male e sicuramente non lo ricomprerò. Un altro prodotto invece, sempre della Shein, con il quale mi ci sono trovata molto bene e sicuramente lo ricomprerò, è questo shampoo alla pesca con l'estratto di papaya con provitamina B5. Questo è uno shampoo secondo me ottimo se cercate uno shampoo da supermercato, quindi se accettate l'inci non 100% naturale, ma comunque volete lo shampoo senza siliconi, questo è assolutamente ottimo. Anche qui ci sono 500 ml, ha un buonissimo, buonissimo profumo di pesca, fa tantissima schiuma, lava bene i capelli, non li appesantisce. Nel mio caso, non era aggressivo assolutamente, non ho avuto nessuna reazione allergica, nessun tipo di prurito, quindi io mi ci sono trovata molto bene. Ovviamente preferisco utilizzare gli shampoo 100% naturali, però secondo me questo qua è veramente una buona alternativa da tenere in casa, anche nel caso di necessità, quando magari finite lo shampoo eco bio. Quindi veramente ottimo e questo ve lo posso veramente consigliare. Un'altra bottiglia grande, sempre da 500 ml, questa volta di acqua micellare di Avril. Nell'ultimo video haul da Farmacia Natura avete visto che l'ho ripresa. Sì, perché mi è piaciuta. Sono sincera, io con quelle acque micellare tipo di Bioderma o di Aven mi ero trovata molto meglio, però volendo utilizzare il prodotto naturale ed eco bio, insomma, un compromesso ci sta. È buono, mi lava, mi toglie tutto il trucco. Come vi dico sempre, io non utilizzo i trucchi waterproof, quindi, insomma, anche sugli occhi va benissimo. Bisogna stare attenti di metterla poca, perché se la mettete troppa, comincia a fare la schiuma e può anche bruciare leggermente gli occhi, però mettendola poca veramente, insomma, va bene. Anche qui il rapporto quantità-prezzo è buono perché per 500 ml lo pagate tipo 6 euro, 7 euro, dipende da dove la prendete, quindi sì, per me è un prodotto valido, ecco. Mettiamo qui. Poi un altro prodotto che vi voglio mostrare è questo tonico che ho preso in Polonia, della marca Ubiona. È un prodotto certificato EcoCert con bio aloe e con melograna.
All'interno c'era anche acido ialuronico, era dedicato per la pelle secca nonostante avesse l'alcol all'interno. Devo dire che sì, era piuttosto rinfrescante sulla pelle, niente di eccezionale alla fine. C'era questo l'alcol che mi dava fastidio non tanto per il fatto che mi seccasse la pelle, perché non l'ha fatto, però lo sentivo proprio quando lo applicavo sul viso, sentivo proprio il profumo di alcol. Quindi mi dava un pochino fastidio e poi devo dire che qui il rapporto quantità-prezzo non è granché, perché l'ho pagato intorno ai 7 euro e ci sono 100 ml, quindi non penso proprio di ricomprarlo, mi ci sto trovando molto meglio con quelli della Anthos. Un altro prodotto di cui vi ho fatto anche una recensione, quindi se siete interessati andate a vedere la recensione, ve la lascio giù nell'info box, è questa maschera balsamica ristrutturante, ovviamente ecco, è grande così, infatti ci sono 200 ml, non la ricomprerò per i motivi di cui ho parlato nel video, comunque insomma. Non niente male, però sicuramente ci sono altre maschere, altri balsami con i quali mi ci sono trovata meglio. Quindi questa non la ricomprerò. Poi una crema mani, la crema mani della Lavera. Nell'ultimo video dei prodotti finiti vi ho mostrato la mini taglia di questa crema. Questa qui invece è il tubetto, diciamo, normale da 75 ml. Buona, molto buona, ha un buon profumo, non fa tanta scia bianca, si assorbe abbastanza velocemente, lascia le mani idratate, da tenerla così in casa oppure per il periodo estivo secondo me va benissimo. Se avete la pelle delle mani molto molto secca, molto esigente, magari questo qua, questa non è abbastanza, diciamo, soprattutto per il periodo invernale. Io mi ci sono trovata molto bene. Se la Vera fosse disponibile anche negli altri siti online, a parte da Ecoverde, sicuramente la riprenderei molto volentieri. Ultimamente cerco di fare sempre meno ordini da Ecoverde perché non mi ci sto trovando molto bene per diversi motivi. E so che nei negozi fisici, insomma, la Lavera costa molto molto di più. Io sul sito di Ecoverde l'ho pagata tipo 2,90 e quindi sì, buona, molto buona e non escludo di ricomprarla. Buona, ok? Quante volte ho detto buona? Poi ho finito anche queste gocce di sole, questo abbronzante della Nature's, questo è per il viso. Anche di questo vi ho parlato in un video recensione che vi lascerò giù, che ho fatto penso d'estate, quindi qualche mese fa. E là vi ho paragonato questo prodotto alle famosissime gocce magiche di Colistar. Questo prodotto mi è piaciuto tanto, sicuramente lo ricomprerò. Non mi dilungo troppo perché di tutti i dettagli vi ho parlato nel video recensione, però vi posso dire che è un buonissimo prodotto, soprattutto per le persone con la pelle molto molto chiara come la mia. Se avete già di sé la pelle piuttosto, diciamo, scura, probabilmente la colorazione qui è troppo delicata. Comunque è veramente un buon prodotto. Mettiamo qui. Poi ho finito questo shampoo for Silky Hair della Benecos. Che mi è stato regalato da Cristina Biobellezza. Grazie ancora, Cristina. Allora, che dirvi di questo prodotto? È un prodotto sicuramente molto valido come lo shampoo in sé. Quindi lava bene i capelli, fa una schiuma discreta, soprattutto se fate due lavaggi, al secondo lavaggio fa veramente tanta schiuma. Ha un buon profumo di arancia, che però non rimane sui capelli, quindi per me va benissimo. Devo dire che in effetti lascia i capelli molto morbidi, lo sentite soprattutto quando andate a sciacquarlo via, proprio non incolla assolutamente i capelli e li rende veramente morbidi, è un effetto che si sente da subito. L'unica pecca di questo prodotto è che ci sono all'interno soltanto 150 ml, quindi anche se fosse
No, insomma, super efficace. Se uno potesse utilizzarlo in pochissime quantità, comunque vi dura poco. Boccio assolutamente la confezione, perché la confezione è fatta. Ecco, infatti, è fatta in questo modo, ovvero in un modo in cui fa uscire fuori il prodotto molto facilmente. Scusatemi per un secondo, io non so come fare lo stop con i video, come puoi montare i video, quindi scusatemi per 2 secondi, vado a prendere il fazzoletto per pulirmi perché sono tutta sporca. Aspettate un secondo. Eccomi. Scusate, allora si vede che è video in diretta, no? Riprendo altri prodotti che mi sono rimasti. Ok, allora dicevo di questo shampoo, boccia assolutamente la confezione perché appunto se lo mettete così sotto la doccia, soprattutto quando c'è ancora tanto prodotto, quando aprite la confezione vi esce tantissimo, tantissimo prodotto. Io l'ho sprecato veramente tanto prima che, insomma, sono riuscita a capire come gestirlo. Poi dopo ho cercato di metterlo in questo modo, ma comunque era scomodo. Alla fine, quando sono arrivata ormai a metà, l'ho travasato in un'altra confezione molto più comoda. E quindi, che dire, sia per il fatto che all'interno c'è veramente poco prodotto, sia per il fatto che tanto prodotto purtroppo l'ho sprecato, questo shampoo mi è bastato per pochissimi, veramente pochissimi lavaggi, tipo 8 lavaggi magari, veramente poco. È anche vero che io, avendo i capelli molto lunghi, come vedete, ho comunque bisogno di un bel po' di prodotto per lavarmi i capelli, però mi dispiace dirlo, però insomma è veramente, secondo me, troppo poco e la confezione è fatta veramente male. Il prezzo, da quello che sono riuscita a capire sui siti internet, è piuttosto basso, perché è intorno ai 3 euro, 3,50, però considerando il numero dei lavaggi che uno riesce a fare, tutto sommato non è un prodotto molto economico. Quindi non lo so, magari gli darò un'altra chance, perché in effetti, come il potere lavante, diciamo, mi sono trovata veramente bene. Quindi probabilmente lo ricomprerò e magari da subito lo metterò in un'altra confezione, e così riuscirò anche a capire per quanti lavaggi mi può bastare. Ecco, quindi sì, promosso come shampoo, bocciato assolutamente come la quantità e come confezione, però da ricomprare, da riprovare. Ok, ho finito anche questa crema mani della Yves Rocher. Ho fatto un post su Instagram dove ve la mostravo e dove vi ho messo anche l'inci, quindi se siete interessate potete cercarlo sul mio profilo Instagram. Questa è una crema mani con arnica bio, idratante, 30 ml. Non è un prodotto eco bio, però secondo me è buono, idrata bene le mani, non faceva assolutamente la scia bianca, si assorbiva abbastanza velocemente. Con questo formato da 30 ml era perfetta da tenere in borsa. Ora sto utilizzando la crema mani della Sante, con la quale mi ci sto trovando benissimo, e quindi non penso di ricomprare questa, però comunque non era male. Ok. Ultimi due prodotti, ho finito questo, qui purtroppo mi si è rotta la confezione, quindi vedete solo la confezione senza il tappo. Comunque, questo era il profumo solido della Anthos, nella profumazione Parisienne. Questo è un profumo che ho preso nel mio primo ordine della farmacia Natura, e già nel video spacchettamento, nel video haul, appena lo hanno usato, vi dissi che non faceva per me. È un prodotto, è una profumazione che secondo me va bene per le persone più mature. Come vi dissi in quel video, era un profumo che utilizzava la mia nonna, quindi assolutamente non lo sentivo mio, ecco. E alla fine l'ho utilizzato sui piedi. La andava bene, avevo i piedi profumati, però insomma sicuramente non lo ricomprerò. E poi, tutto sommato, devo dire che sì. Questo è un, diciamo, un commento generale per un profumo solido
in sé, non tanto per questa profumazione. Devo dire che quando l'hanno usata così dalla confezione, il profumo infatti si sente ancora, è piuttosto forte. Però se lo mettete qui, magari sul collo, eccetera, sì, quando insomma, vi toccate, qualcuno vi annusa direttamente, il profumo si sente. Però ovviamente non è un profumo che duri e che sia così evidente che quando magari voi passate si sente questo profumo. No, è più per me, è più che profumo, è una crema corpo profumata. Ecco. Quindi preferisco i profumi normali, diciamo, e per quello non lo ricomprerò. E poi un altro prodotto, anche di questo vi ho parlato su Instagram, è questo burro cacao di L'Erbolario, Nutrilabra Vellutanta e Quattro Burri, questo qua. Allora, questo è un burro cacao veramente molto molto valido perché mi è piaciuto per tanti motivi. Mi è piaciuto il fatto che sia trasparente, mi è piaciuto il fatto che sia mi piace che sia inodore, mi piace che sia molto idratante e nutriente sulle labbra, però e devo dire che tutto sommato dura anche per tanto tempo, sono 4 ml e mezzo, però è piuttosto denso, quindi non è che vi scivola via e insomma lo dovete rimettere ogni 2 secondi, però per il prezzo che ha, che tra l'altro l'hanno aumentato, e se andate sul sito di L'Erbolario, il prezzo consigliato è di 5,30 euro ed è veramente veramente tanto, secondo me, troppo. E quindi, siccome io lo stesso risultato posso ottenere con il burro cacao della Viverde, insomma, sicuramente non ricomprerò questo che costa più di 5 euro, però buono, se qualcuno ve lo regala, o se comunque lo volete provare, sicuramente è un prodotto valido, ottimo, però secondo me è veramente rapporto qualità-prezzo è assolutamente esagerato in questo caso. Ok ragazzi, allora questi sono stati tutti i prodotti che ho finito. Fatemi sapere cosa ne pensate, cosa avete finito voi, se avete provato qualche prodotto che vi ho mostrato. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!